Traguardo storico, che è appunto quello di avere acquisito la Scala dei Turchi a titolo gratuito. Per questo torno a ringraziare la famiglia Sciabarrà, il dottore Sciabarrà che con un gesto di assoluta generosità, di grande senso civico, ha dimostrato che si può lavorare squadra, che si può tutelare un bene con l'affidamento dello stesso a un ente pubblico che sicuramente ha gli strumenti e i mezzi per mettere in moto tutte le attività utili e prodromiche alla promozione, alla tutela, alla valorizzazione e anche alla fruizione. Il Comune di Realmonte, l'ho detto anche nelle scorse settimane, ha lavorato tantissimo e su diversi fronti affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile alla fruizione, compatibilmente con la fragilità di questo sito, della Scala dei Turchi. I tecnici, il Comitato Tecnico Scientifico, a seguito di uno studio che era stato commissionato, si è espresso. Tra qualche settimana, invieremo una richiesta di modifica del PAI, appunto per accedere. Era qui presente, io li ringrazio tutti, erano presenti le istituzioni civili, le istituzioni militari, gli enti, la soprintendenza, erano presenti alcuni della deputazione regionale e nazionale e io sotto questo profilo ringrazio l'onorevole Pace che si è espresso già in termini positivi, sposando, ecco, la richiesta di emendamento che l'amministrazione comunale farà nei prossimi giorni al fine di finanziare l'istituzione di una fondazione o istituti simili, per le quali già il Consiglio Comunale ha manifestato la volontà, ecco, di mettere in moto tutte le strategie utili. Ringrazio l'onorevole Iacono che dal punto di vista nazionale si è impegnata a definire nel più breve tempo possibile le azioni relative alla candidatura UNESCO del sito e ringrazio i cittadini, ringrazio l'amministrazione comunale che rappresento perché in squadra si può fare la differenza e lo abbiamo dimostrato. La mia vita e i miei ricordi e quelli della mia famiglia sono da generazioni profondamente legati a questi luoghi e allo stesso paese di Realmonte. Il mio avo, che si chiamava proprio come me, Ferdinando Sciabarrà, ha rivestito la carica di sindaco di questo comune dal 1897 al 1902 e ancor prima un mio trisavolo, Giuseppe Burgio, dal 1837 per più di un decennio. Questo bene, così bello e fragile, al tempo stesso necessita di tutela che solo l'ente pubblico potrà assicurare. È proprio quello di sperare che questa splendida scogliera bianca, che il mondo ci invidia, possa continuare a essere fruita con sensibilità e rispetto, e sia da volano al territorio a cui essa appartiene. Sono sicuro che l'attuale sindaco, avvocato Santina Lattuca, qui presente, che personalmente ho avuto modo di apprezzare e stimare nella conduzione di questa vicenda, sappia attuare strategie gestionali di lungo termine che saranno in grado di tutelare e promuovere al meglio questo splendido sito. Perfetto. Oh, è un momento importantissimo per Realmonte, è un momento importantissimo penso per la provincia d'Agrigento e non solo. La Scala dei Turchi è riconoscibilissima a livello mondiale. Bene ha fatto il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ad essere così testarda per arrivare a questo momento speciale. E dobbiamo ringraziare anche la parte privata, che è stata parte dirigente, affinché oggi finalmente questo bene, che voglio ripetere, mondiale, venga donato a tutta la collettività. Oggi è una giornata davvero importante per la città di Realmonte, ma non solo, per il territorio tutto, provinciale, dalla provincia di Agrigento, per il territorio nazionale e direi anche per il mondo intero. La Scala dei Turchi, bene comune, torna appunto ad essere bene della collettività, viene restituito alla comunità. Oggi è un giorno importante, ma di partenza, secondo me, che deve portare al compimento di questo importante risultato, che è quello della piena tutela del bene e della sua valorizzazione compiuta e completa.
questa amministrazione comunale, con l'acquisizione della Scala dei Turchi, ha raggiunto un traguardo storico per la cittadina di Realmonte. Scala dei Turchi che era e continuerà ad essere patrimonio dell'umanità, ma non sicuramente degli incivili. E un ringraziamento particolare va alla famiglia Sciabarrà per la cessione gratuita del sito.